E rieccoci qui con un nuovo video, ragazzi. Io sono Cri e noi siamo tornati su eFootball 2024 per andare a provare. Stavolta sì, è successo di nuovo, avete visto, recuperatevi l'ultimo video perché ho sculato un'altra volta. Uno sculo poi, cioè, clamoroso, non è che dici ho fatto tre multi, ho trovato... No, ragazzi, alla seconda multi abbiamo trovato Samuel Eto'o. Eccolo qui, se volete vi lascio subito la build, cioè, me la sono salvata qua sul telefono, la build... è questa. Allora, tiro 8, per farvi uscire queste statistiche ovviamente, io non ho neanche, come si chiama, io non ho neanche l'allenatore con 88 di stile di gioco, quindi se avete un allenatore più forte del mio, avete più statistiche, quindi tiro 8, 8 punti sul tiro, 1 sul passaggio, 5 sul dribbling, 10 sulla destrezza, 11 sugli arti inferiori, e 4 sulla forza in aria. Ringrazio eFootball Italia sempre per le build che ve ne mette lì a disposizione 2 o 3. Scegliete voi quale volete, io ho scelto la più veloce. E ragazzi, mi sembra veramente veramente tanta roba. Sono curiosissimo di andare a provarlo. E quindi nulla, direi che andiamo così. Ho messo il contropiede sia su Eto'o sia su Messi. Lo proviamo di fianco a Ronaldo, non prima punta da solo. Poi magari lo proviamo anche prima punta da solo, non lo so, vediamo. Però con quella velocità lì, cazzo, deve essere tanta tanta roba, eh. Abbiamo il primo avversario di quest'oggi. A frecce siamo messi. Ma allora, Eto'o non è tutto su. Quindi il peggiore dei casi è questo, perché giù non puoi trovarlo. Calhanoglu e De Vrij sono completamente su. Mateus completamente su. Vi dico, Proviamoci. Calhanoglu trequartista. Direi che possiamo andare così. Questa è la squadra del nostro avversario. Affrontiamolo. Inizia così la prima partita di quest'oggi. Sono veramente curiosissimo di provare questo Samuel Eto'o. Allora, Mateus, gran recupero, il passaggio qua avanti per Ronaldo. Ronaldo che... cazzo, non è riuscito a finalizzare. Molto, molto strano, eh. Molto strano da parte di Ronaldo. Ha fatto una bella parata al portiere, però. Bisogna ammetterlo. Filtrante. Avanti un'altra volta per Samuel Eto'o, che vuole... vuole il gol a tutti i costi. Di poco. Di poco. Ci è mancato davvero poco. Bravo. Buon anticipo. Si può ripartire il passaggio di prima per Calhanoglu. Avanti per Ronaldo. Ronaldo di prima per Eto'o. Eto'o davanti al portiere. Eto'o la stoppa. Samuel Eto'o 1-0. Non sbaglia. Anche se io avevo mirato a destra, lui ha tirato a sinistra. Come sempre fa un quel cazzo che gli pare. Questo è un problema del gioco, non di certo di Eto'o. Però l'importante è averla buttata dentro. Lui è scattato, ha fatto il suo dovere. 1-0 per noi. Passaggio di prima. Un altro passaggio di prima. Ancora Eto'o che si accentra. Eto'o a giro. C'era in mezzo il difensore, che è riuscito a fare un muro clamoroso. Qui ladrata completamente la rimessa dal fondo, perché era calcio d'angolo, ma va bene così. Attenzione, perché guarda come scatta. Guarda come scatta. Guarda che stop. Mamma mia signori. Mamma mia signori. Cioè, filtrante da centrocampo. Questo si è messo davanti. Basta. Basta. Non lo prendi più. Non lo prendi più. Doppietta Samuel Eto'o. Ancora lui. Qui c'è un altro, eh. Qua c'è un altro. Questa è tripletta. Mamma mia, ragazzi. La freddezza di questo giocatore. Scatta. Si ritrova davanti al portiere e la butta dentro. Quello deve fare. E quello fa. Guardalo, guardalo. Non lo prendono, eh. Oh! No, me l'ha spaccato. Bastardo. Me l'ha spaccato. Rigore netto, non fischiato. Rotto Samuel Eto'o, mi sa. No, si è rialzato, attenzione. Vabbè, è rotto il cazzo però, eh. Mamma mia. Calhanoglu davanti al portiere, decide di regalarla a Eto'o, che non sbaglia, fa il quarto gol. Eccolo qui, 48esimo, ragazzi, partita strachiusa, 4 gol di Eto'o. E va bene così. Arriva anche il rage quit, eccolo qui. Che vi devo dire? Prima partita è andata ad Dio. Sempre parlando di Eto'o, ovviamente, mi concentro su quello. Direi di andare alla seconda. Secondo avversario di quest'oggi. A frecce. Allora, siamo messi peggio di prima. Però, quantomeno, Eto'o è un pelo più su rispetto alla scorsa partita. Poi c'è Giroud tutto su, Neymar tutto su, che probabilmente metteremo al secondo tempo. E direi che possiamo andare così. Questa è la squadra del nostro avversario. Affrontiamola. Inizia così la seconda partita di quest'oggi. Bella azione, Haaland. Niente, l'aveva toccata Schmeichel, non è servito. 1-0 per lui, appena iniziata, quindi, cioè, mi ha preso un attimo così. Guardalo, oddio, guardalo, guardalo.
Guardalo che matto! No, in bocca, Cristo santo, ha fatto uno scatto assurdo. Questo almeno è calcio d'angolo. Ragazzi, scatto assurdo, poi non è riuscito ad angolarla. Peccato, veramente gran peccato, perché aveva fatto una cosa clamorosa. Proviamoci da qui. De Vrij. Sponda in mezzo, ci arriva Bergomi di testa. La stoppa Khan. Bellissimo il passaggio di Eto'o qui per Messi, che fa lo scavetto Messi. Cosa cazzo ha sbagliato? Che passaggio di prima gli aveva messo Eto'o? Non ha passaggio, gli metti un passaggio del genere, Gesù Cristo. Poi Messi, niente, niente. Con pallonetto mirato, perché gliel'ho messo pallonetto mirato, niente da fare. Qui vediamo se riesce a dargliela. C'è Messi qui che prova ad accentrarsi, la mette morbida in mezzo per Ronaldo. E finalmente si riesce a segnare 1-1 al 18esimo. CR7 ci mette la firma. Attenzione perché qui c'è la cappella, l'erroraccio in difesa del nostro avversario. Messi, si accentra Messi, prova ad angolarla, anche lui gliela tira in bocca, la regala a Canne. Siamo a due azioni sprecate in questo modo, gran peccato. Sponda di De Vrij in mezzo, ci arriva Ronaldo che la stoppa. Bravissimo De Vrij col fisico. Attenzione allo scatto di Ronaldo davanti al portiere. Ronaldo prova ad accentrarsi. Aspetta il passaggio in mezzo. Che azione clamorosa! Wesley Sneijder 2-1 la ribalta in modo stratosferico. Mamma mia, e qui è partito tutto da De Vrij, Che cazzo di intervento su Haaland! Di fisico su Haaland. Attenzione perché qui c'è un altro assedio. Il passaggio in mezzo per Eto'o. Sarò sincero, il passaggio era per Sneijder, che era in mezzo all'area di rigore. È andato a Eto'o, non mi aspettavo nemmeno che riuscisse ad arrivare al tiro, pensavo venisse anticipato, invece è riuscito a tirare. Peccato, peccato per l'errore. Che cazzo è successo? Ha segnato Sneijder di testa. Oh, ha segnato Sneijder di testa. Bella la sponda di De Vrij, poi è arrivato Sneijder che non si sa come. 3-1, va bene così, a noi va bene così. C'è anche la sponda, dietro. C'è anche la sponda. E attenzione perché scatta Sneijder. Sneijder, il passaggio dall'altra parte per Eto'o che la piazza. 4-1. Altra bellissima azione. Altro tiro di Eto'o che stavolta va in porta. Ci arriva Eto'o che prova a fare una finta. Il tiro da una posizione impossibile. Ancora Eto'o. Che ragazzi, vi giuro su Gesù Cristo che non ho cliccato, Vi giuro su Gesù Cristo che non ho schiacciato niente. Non ho schiacciato niente, ero fermo, volevo fare la finta per andare di là. Non ho schiacciato niente, ha tirato. Oh, ha tirato da solo. Non ho dato nessun input, non ho mai sfiorato il quadrato. Questo ha tirato. Io non so come cazzo sia possibile una cosa del genere. Ma va bene così. Solo perché siamo in vantaggio, perché se davvero stessi perdendo a quest'ora e un giocatore mi tira da solo senza che io gli dia l'input, allora lì è grave, lì sarebbe stato veramente veramente grave. Ci passa in secondo piano solo perché stiamo vincendo, ovviamente. Eccolo, mamma mia ragazzi. Tu fai un filtrante verso di lui e lui ci arriva sempre. Lui ci arriva sempre, poi cazzarola. Mamma mia. Niente, non si riesce a segnare, guarda. Guarda che cazzo succede. Assurdo. Niente da fare ragazzi. Niente da fare, non si può segnare più. Non si può segnare più. 12, 13, 14 potrebbero essere gol e invece siamo 4-1. E che cosa cazzo ha fatto ragazzi? Che cosa cazzo ha fatto Samuel Eto'o? Un altro gol, 5-1. Assurdo, questo gol è assurdo veramente. Ok, cambi fatti ragazzi, in realtà ho tolto tutti, tutto l'attacco, comunque Eto'o il suo l'ha già fatto. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualche altro bel gol con Chiesa. Eccolo qui, Chiesa che è là. Poi questo, ecco, così sì, perché col pallonetto, nonostante poi Messi e tutti questi abbiano avuto un pallonetto mirato, non sempre sono precisissimi, è più preciso il Blitzcurler, che entra infatti, abbiamo visto, eccolo qua, appena entrato gli è bastato un tocco, poi adesso attenzione che magari lo becchiamo. Vabbè, alla fine il secondo gol del nostro avversario è arrivato al secondo tiro totale. Regalato da noi questo, e vabbè. Mi sa che gli hanno regalato un altro.
Deduco proprio di sì. Peccato, cioè, finisce probabilmente, finisce adesso così, 6-3. Poteva finire 15-0, 16-0, 17-0. Non so adesso quanti tiri in porto ho fatto, una ventina probabilmente. Ecco, questa diciamo che alla fine ne è una prova. Allora, migliore in campo Samuel Eto'o, con la stellina non c'è niente da discutere, è giusto così. Poi quando un portiere prende 6 gol e 7 in pagella, cazzo, vuol dire che poteva davvero finire 20-0, eh? Cioè questo ha beccato 6 gol, tu dici no, sei un portiere, sei un portiere, becchi 6 gol, sei una merda, hai beccato 6 gol in 90 minuti, sei un pipponazzo clamoroso, no? Hai fatto cagare. No, no, perché della sua squadra è il migliore in campo, nonostante abbia preso 6 gol. Ragazzi, penso di avervi detto tutto già durante la partita, è veramente, veramente devastante. Uno dei più forti, uno dei più forti che abbia mai provato. Poi confermo quello che avevo detto quando avevo provato Chiesa, che nessuno mi aveva mai stupito così tanto nel primo video in cui lo provavo come Chiesa. Ma riconosco la forza di Samuel Eto'o, riconosco che sia veramente, veramente stratosferico. E se già è forte nel modo in cui gioco io, non oso immaginare nel modo in cui giocano altre persone che lo userebbero probabilmente prima punta e lo userebbero anche meglio di me, perché c'è gente che lo userebbe molto meglio di me. In totale in 2 partite ha fatto 6 gol. Io penso non ci sia altro da aggiungere, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete e noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao a tutti.